Salve. Nani caffè. Grazie mille. Bentornata a questo nostro ultimo caffè dell'anno da Poggio a Caiano. Bentornato, risalutiamo il sindaco Francesco Puggelli che mancava da molto da questa nostra rubrica. Bentrovati a tutti. Siamo al Circolo Ambra e naturalmente siamo alla fine dell'anno, facciamo un consuntivo di quest'anno. Ecco, che tipo di anno è stato per il comune di Poggio a Caiano? Beh, non si può non partire da tornare un attimo con la mente a un anno fa, proprio di questi tempi. Tutti noi ovviamente eravamo alle prese con le feste di Natale del 2020 in mezzo alla pandemia, con una grande paura di quello che sarebbe successo e con proprio la grande attesa per i giorni successivi. Ricordiamo i primi giorni di Natale dell'anno scorso, proprio arrivarono le prime dosi di vaccino. Eravamo però alle prese con zone rosse, con regole, con restrizioni, con Natale che non avremmo potuto passare insieme ai parenti. Ecco, il primo bilancio da fare sul 2021 ovviamente riguarda la pandemia, che purtroppo ha portato via 2 anni, sta portando via 2 anni della nostra vita. Basti pensare, la vita di un sindaco è di 5 anni, 2 anni della vita della nostra giunta è stata passata a gestire la pandemia. Ecco, però ad oggi non si può che fare un bilancio positivo, perché ovviamente prima di tutto grazie alla vaccinazione che oggi ci permette, ovviamente continuando a portare dietro la mascherina, però di tornare a una sorta di normalità. La pandemia è il primo punto da cui partire, anche per ringraziare la comunità poggese, perché non dobbiamo dimenticarlo. Almeno la prima parte dell'anno del 2021 è stata legata a zone rosse, a quarantene, a isolamenti, a restrizioni, e mai si è fatta mancare la generosità dei poggesi. Penso alle tante associazioni di volontariato che si sono date da fare per aiutare a casa chi magari era in quarantena, era da solo, aveva bisogno di un farmaco, aveva bisogno di un pasto, i tanti anziani soli. Insomma, un appoggio generoso che anche in questa prima parte dell'anno non si è fatta mancare. Non c'è stato però solo la pandemia, perché c'è stato anche comunque un anno di cantieri, di opere, perché come amministrazione, mentre gestivamo la pandemia, abbiamo sempre cercato di non restare indietro con tutto quello che era il nostro anche programma di mandato. Penso a quest'estate, nella quale abbiamo fatto importanti opere sulle nostre scuole, medie e elementari, che hanno visto centinaia di migliaia di euro investiti in sicurezza, con interventi di consolidamento strutturale ai nostri edifici, ne avevano bisogno, sono edifici che hanno decine di anni, che hanno permesso a settembre ai nostri ragazzi di tornare in sicurezza. Non c'è stato solo questo, ci sono stati anche almeno un paio di grandi cantieri che uno soprattutto sulla mobilità, le nostre infrastrutture. Penso per esempio al grande cantiere di Via Carmignanese, un investimento da circa 1 milione di euro ancora in corso, che permetterà ben presto di poter in tutta sicurezza andare dalla rotonda di Via Aldo Moro fino in cima al confine comunale con un percorso pedonale protetto, con attraversamenti pedonali sicuri. Insomma, un grande investimento per la sicurezza dei nostri concittadini da tanti anni attesi. E poi ovviamente, come non parlare di Ponte al Mulino, un'altra grande opera che ha visto la seconda parte dell'anno impegnata la nostra amministrazione, con un importante investimento, anche qui un ponte che ha 70 anni e che tutti noi vorremmo che potesse durare altri 200, grazie a questi investimenti fatti quest'anno potrà essere così. Ovviamente sarà necessario portare degli accorgimenti alla nostra, in particolar modo, viabilità, proprio alla luce delle prescrizioni di sicurezza sul Ponte al Mulino. E questo è il terzo tema, il tema della viabilità, quello che in quest'ultima parte dell'anno, soprattutto in questo momento, sta suscitando un grande dibattito all'interno della nostra comunità, ma che al netto di tutti gli accorgimenti che prenderemo, continuando ad ascoltare, come stiamo facendo in questi giorni, i nostri concittadini, perché porterà al nostro centro storico un beneficio innegabile che più o meno si tradurrà in meno 12% di traffico veicolare sul nostro centro storico. Pensate cosa può voler dire meno 12% in termini di smog, in termini di inquinamento acustico, quindi meno rumore, meno benzene, meno polveri sottili e quindi una migliore qualità di vita per il nostro centro storico. Poi ci sono anche investimenti che avete fatto, comunque iniziative per quanto riguarda l'ambito culturale. Proprio così,
il nostro Museo Soffici è tornato protagonista, con un protagonismo diretto dell'amministrazione che ha deciso di investire acquistando opere di Soffici. Non è una cosa frequente, il nostro comune ha deciso di, a vantaggio proprio della nostra comunità, di impiegare delle risorse per poter far sì che alcune opere che da oggi sono all'interno del nostro museo sono di proprietà dei poggesi. Insomma, è un modo importante per ripartire anche nel nome della cultura, ma soprattutto per far sì che Soffici sia dei poggesi sempre più. Bene, siamo quasi in conclusione, a questo punto non rimane che il sindaco, il messaggio ai suoi concittadini. Un messaggio per dire che ci aspetta un anno importante di ripartenza, soprattutto sul PNRR. In quest'anno abbiamo fatto tanti progetti pronti per far sì che Poggio a Caiano sia protagonista anche della ripartenza. Lo faremo grazie ai progetti che abbiamo candidato al PNRR e che l'anno prossimo vedranno partire alcuni importanti cantieri. Penso alla nuova piazza, penso a nuovi parcheggi per il centro storico, penso a piste ciclabili, penso alle nostre scuole. Insomma, un futuro nel quale Poggio a Caiano vuol ripartire e lasciarsi alle spalle l'epoca della pandemia, giocando da protagonista questa partita, quella del PNRR, che vedrà l'Italia protagonista e di una costruzione di un futuro sicuramente migliore. Quindi buon Natale, buone feste a tutti e buon anno nuovo. Bene, noi ci associamo agli auguri del sindaco, l'appuntamento naturalmente a questo punto col nostro caffè al prossimo anno.